Hi and welcome to English Express. Questo sarebbe il seguito di English da zero. Se non avete mai letto English da zero, that's a shame. Però è molto importante che sapete i nostri trucchi per la pronuncia. It's very, very important. Perché oltre a questo video c'è la traccia audio con la pronuncia di quasi tutto l'inglese che c'è nel libro. Ma è importante capire i simboli. Per esempio, quando c'è l'uomo morente, il suono è... Lo devi fare adesso però, eh. Vai! Così. Allora, c'è nelle parole tipo imparare, learn, o il primo, first. Poi c'è S, che in inglese però ci sono due tipi di S, c'è serpente e mosca. Serpente è, come puoi immaginare, S. Fallo sempre, ripetilo quando io lo faccio. Mentre la mosca è Z. Ora, il serpente per parole tipo piccolo, small. Mio nome, John, no, è una battuta questa. Mio nome, Sloan. E poi c'hai serpente per tipo, quasi tutti plurale, perché l'S finale vuol dire che è plurale, se tu hai English Express, questa lo sai già, spero. E sono quasi sempre la mosca, z, my shoes, my trousers, my glasses, S finale, questa è la mosca. Poi c'è il dottore, perché il dottore quando ti dice apri la bocca bene fai ah. Questo è un suono troppo importante in inglese perché l'R quando è l'ultima lettera non c'è. Quindi la mia macchina è lontano dal bar, sarebbe my car is far from the bar. Tre dottori. Poi abbiamo il suono più importante che esiste in inglese, quella più frequente, e si chiama schwa. E schwa è molto semplicemente solo E. Fallo. It's everywhere in English. Cioè, non puoi dire più di 3-4 parole senza usare schwa. È ovunque. Se l'articolo all'inizio di una frase inglese, se è con la pronuncia italiana, se è a o an quando c'è il vocale, o the, c'è sempre schwa. Sentilo. A, an, the. An apple. A table. Non è a table, è a table. O the table. Una banana in inglese non si dice a banana, no, si dice a banana, tre schwa, a banana. Uomo confuso, io lo chiamo questo uomo confuso perché cerco sempre i suoni dentro voi italiani. Io ho visto un uomo italiano che non era confuso, non sapevo cosa fare. Noi uomini siamo spesso confusi comunque. Anche delle cose abbastanza semplici se ci penso. Però comunque lui era lì e faceva... Cioè un sacco di E se lo devi scrivere in italiano. E vuol dire aria. E con l'H, perché quando c'è l'H deve essere forte. E vuol dire capelli. De vuol dire lì. TH con la nota. TH senza nota. Mi dicono che Giovanotti parla così. Il sole, questo si chiama zeppola, no, in italiano. Quello è la TH inglese senza nota. Tipo, io penso, I think, magro, thin. L'ultimo per ora è lo stadio. Perché io ho visto a San Siro quando c'era un calcio di rigore, lì c'era il pallone. E prima che... Mamma mia, era un sacco di tempo fa, era Ronaldo, ma quello brasiliano. E prima che lui ha tirato il rigore, tutto lo stadio facevano... E quel suono lì, fundamental in English, for words like door, la porta. Vedi, è sempre l'R il problema, perché non c'è, vedi che non c'è. Door scritto D-O-O-R, invece è door. Se tu dici quattro porte in più,
sono tre volte lo stadio e la mosca infine. Fo, mo, doz, doz. Questi sono delle parti del pronuncia più importanti. Ci sono altri simboli, però per ora va bene così. Guarda che è fondamentale però che ascoltate mentre leggete il libro, è fondamentale che ascolti l'audio, perché così tu quando ascolti me che ti dico tutte le parole perfettamente chiare nell'audio, tu ripeti e ripeti, perché non va bene solo ascoltare me, tu lo devi ripetere per ricordarli meglio. Adesso invece nel prossimo video, o nella prossima parte dovrei dire, parleremo del libro English Express. Ripasso da zero. Ora, prima di salire sul treno, c'è da dire che da zero, English da zero, era di guardare in dettaglio il fondamento della lingua inglese, proprio la struttura e le cose più importanti, la base proprio. E lo usavano a tutti i livelli, anche perché tante volte uno pensa di sapere la grammatica inglese e poi scoprono che non è proprio così. Dopo però che hai le basi bello solido, si velocizza ed è per questo ho voluto chiamare il secondo fase, che è English Express, English Express, come il treno, perché va più veloce. Ora, noi però prima di prendere questo treno è molto importante che hai le bagaglie giuste, che tu hai la valigia con dentro le cose che ti servono per fare questo viaggio qui. Ed è per questo, come con tutti i corsi di inglese, anche in aula, si deve sempre fare un bel ripasso per essere pronti, attrezzati se vuoi, per il viaggio. E nella questa parte faremo questo ripasso con qualcosa anche di extra che non c'era nel da zero, su articoli che contengono sempre schwa, come avevo detto, an. Porco Diaz! No, ho fatto senza schwa perché non c'era il sostantivo che seguiva. Possiamo andare da articoli, ok? Articoli, che quando sono detto, inizio la frase, sono sempre schwa, quindi a banana, an apple, an, scritto a, an, e poi the, che sarebbe vostra il, lo, la, li, lo, le, gli altri sette nani. In Italian it's much more difficult, you know. Poi guarderemo anche to be, essere, con i short answers, le risposte corte, che sarebbe tipo in positivo, tu mi chiedi una cosa, are you John? Dottore, are you John? Yes, I am. Se stesa, no, I'm not. Poi ci saranno question tags, to have, avere, perché have, quando lo vedi scritto in inglese, non è necessariamente avere, perché have è anche fare, tipo to have breakfast, fare colazione, to have a shower. Vedi che R finale sulle parole inglesi sono sempre schwa, non è shower, è shower. Non posso sottodire quanto è importante schwa. Invito di fare qualcosa, tipo to have a look, ti invito di guardare, o have a biscuit, ti invito di prendere un biscotto, e poi augurio, have a nice day, ti auguro una bella giornata, have a nice birthday, have a nice time, divertiti, tutti questi visti in dettaglio, perché have lo usiamo ovunque, però non sempre hanno il significato che pensi. È una lezione molto semplice e molto importante. In più ci saranno i sostantivi, aggettivi, che c'è un ordine preciso di aggettivi in inglese. For example, in italiano acqua minerale naturale è il contrario, it's natural mineral water in English. E lo sostantivo va per ultimo. Queste sono cose che ho accennato in English da zero, ma ho approfondito molto adesso per Express. Poi comparativi, superlativi, some, any, che è sbagliato spesso e volentieri in italiano. Studiali molto bene, perché poi questa è la prima parte del ripasso,
per farsi il biglietto per salire sul treno. E vi dico anche che ci sarà il test nel libro, non imbrogliare. Veramente, io a volte con English da zero vedevo le persone in metropolitana che spirciavano le risposte e vai contro te così. Non, se il risultato non è abbastanza per salire sul treno, vai indietro e ripassi di nuovo. Perché se no non sarai pronto e sprechi tuo tempo e mio tempo e tempo di tutti. So just study. Se hai il biglietto, ce l'hai perché veramente sei qualificato per salire sul treno e poi andiamo in velocità.